Arredo Sima, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di arredo negozi, impianti di refrigerazione industriale e commerciale e assistenza tecnica continua. Disponiamo di uno showroom completo di attrezzatura in pronta consegna, un'area dedicata allo stoccaggio e distribuzione dei ricambi, un'officina per la riparazione delle macchine e un'area dove organizziamo eventi programmati nei quali viene dimostrata l'effettiva efficienza delle macchine, potenzialmente utili per migliorare e velocizzare la vostra attività. Accompagniamo i nostri clienti dall'idea al progetto e alla realizzazione, grazie all'eccelsa formazione del nostro team di esperti specializzati. Grazie alla collaborazione con diverse agenzie di leasing, prestiti e noleggi, gestiamo pratiche finanziarie specifiche in base alle esigenze. Arredo Sima significa scegliere tecnologie all'avanguardia, professionalità, affidabilità e la qualità che ti accompagna nel tempo. Scopri come possiamo aiutarti a trovare la soluzione giusta per te. Vienici a trovare. Siamo a Nocera Superiore in Via della Libertà 29. Oppure visita il nostro sito www.arredosima.it. Noi amiamo la nostra terra, osserviamo la sua storia e conosciamo l'importanza dell'energia. Ecco perché siamo accanto alle famiglie e agli imprenditori, aiutandoli quotidianamente come amici e non come clienti. Siamo accanto al nostro territorio perché vivere in un ambiente sano deve diventare la priorità. Siamo accanto ai tuoi valori, come la trasparenza e la competenza, che ci contraddistinguono e che ci hanno già fatto guadagnare la fiducia di oltre 3.000 campani. Noi siamo Agroenergia e siamo sempre accanto a te. Buon pomeriggio, eccoci al San Francesco quest'oggi per una gara di Coppa Italia valevole per i 32esimi della competizione tricolore. A sfidarsi sono la Nocerina e l'Ischia. Ovviamente oggi c'è un po' di turnover tra le due formazioni, andiamo subito alla lettura. L'Ischia si schiera con Zandri, Florio, Chiariello, Buono, Castagna, Mantanino, Arcamone, Danna, Trofa, Favetta e Padulano Fabio. In panchina con mister Buonocore, Gemito, Tuninetti, Alessandro Patalano, Desiato, Mollo, Gadaleta, Quirino, Ballirano e Pellino. Nocerina si schiera con Pirro tra i pali, Giacinti, Siciliano, Mannè, Ferrari, Basualdo, Sparandeo, Vono, Grandis, Brandao e Fraraccio. In panchina con mister Novelli, Vozischi, Tempre, Provenzano, D'Agostino, Gerbaudo, Faiello, Fabbricatore, Padalino e Facundo Marquez. L'arbitro del match è il signor Giuseppe Scarpati della sezione di Formia. I suoi assistenti sono Valerio Fatati della sezione di Latina e Stefano Scaringella della sezione di Cassino. Le due formazioni ancora non hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco. Sono arrivati in questo istante una quindicina di tifosi isolani.
che si sono sistemati nel settore ospiti loro destinato. Che in fase di ristrutturazione stanno ritinteggiando anche quel settore. Sempre un lavoro fatto dai supporters rossoneri, a quali va il plauso per questa iniziativa di abbellimento dello Stadio San Francesco. Ancora non fanno i loro ingressi in campo le due formazioni. Vediamo che qualche fotografo si è appostato all'ingresso degli spogliatoi, quindi probabilmente da qui a qualche istante usciranno i 22 protagonisti più gli arbitri. Intanto stanno uscendo gli occupanti delle rispettive panchine delle due formazioni. Rocerina si schiererà con il completo rosso-nero a strisce verticali, pantaloncino nero e calzettone nero, maglia gialla con richiami blu per l'Ischia, con pantaloncino blu e calzettone giallo. Per la Nocerina oggi il capitano è il puro sangue molosso Sante Giacinti con la maglia numero 4, mentre per l'Ischia è Davide Trofa. Ecco le due formazioni che stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco, agli ordini, lo ricordiamo, del signor Giuseppe Scarpati della sezione di Formia, coadiuvato da Valerio Fatati della sezione di Latina e Stefano Scarangella della sezione di Cassino. Al momento poco meno di 1000 persone presenti qui allo Stato San Francesco, ovviamente. Turno infrasettimanale in orario di lavoro, una partita che non ha, in questa, almeno in questa fase, una competizione che non ha molti, non dà molti stimoli, quindi era preventivabile che non ci fosse stato un grosso afflusso di pubblico. Le due formazioni sono al centro del rettangolo verde per i consueti saluti di rito e per la scelta di chi giocherà il primo pallone del match. Questo primo tempo la Nocerina giocherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Consuete foto di rito per le due formazioni. Assistenti stanno controllando le porte di pertinenza. Dovrebbe essere tutto pronto per l'inizio del match, ricordiamo, valevole per i 32esimi di finale della competizione tricolore. L'Ischia a giocare il primo pallone del match, sembra davvero tutto pronto. Da qui a qualche istante si partirà. Partiti, sono fermi, le due formazioni sono ferme al centro del campo. Partiti in questo istante, hanno fatto una breve
pochi secondi di accoglimento. Intanto l'Ischia si propone in avanti con il capitano Trofa, cross al centro, attenzione l'Ischia, arriva il primo tiro di Favetta, fuori misura abbondantemente. Pirro, avanti alla ricerca di Ferrari, lancio fuori misura, finisce direttamente oltre linee perimetrali. L'Ischia a manovrare nella propria tre quarti, pallone all'indietro per Chiariello che lascia scorrere a Zandri e gli restituisce la sfera, prova a risalire l'Ischia. Pallone nuovamente per Chiariello, guadagna qualche metro, lancia in avanti, pallone contrato di testa a Brandao, lo spedisce dall'altro lato e poi Vono allunga la traiettoria del pallone dove nessun calciatore della Nocerina può intervenire. È l'Ischia che si propone sulla sinistra, pallone ancora all'indietro per Chiariello. Florio in avanti di petto, la giocata dell'attaccante dell'Ischia, si fa vedere la squadra isolata sulla sinistra, parte il cross, viene contratto dalla difesa rossonera, ma ancora l'Ischia in possesso del pallone. Matanino che serve per Florio, parte il cross, recupera il pallone alla Nocerina con Mannè, forse c'era un fallo, infatti viene un gioco pericoloso, viene assegnato un calcio di punizione in diretta alla Nocerina. E il signor Scarpati ha prontamente segnalato. Grandis indietro per Sparandeo, ora Grandis in avanti alla ricerca di Ferrari, la buona guardia la difesa gialloblu che mette il pallone in fallo laterale con le mani fra raccio, due palloni in campo. Raccio è pronto a rimettere il pallone in gioco sull'out di destra. Grandis per Mannè, pallone sbilenco, finisce direttamente in fallo laterale. Grandis di testa, Giacinti in avanti per Ferrari, mette il pallone a terra, serve Mannè. Mannè al suo esordio in maglia rossonera. Siciliano, Brandao, Giacinti, Vono non riesce a superare un avversario. Riconquista il possesso pieno del pallone, l'Ischia che si distende in avanti con Paduano, sul quale viene commesso un fallo, calcio di punizione in favore dell'Ischia, già battuto da Florio sulla sinistra, interviene di testa Fraraccio. Ancora l'Ischia in possesso del pallone, c'è la pressione di Mannè, si rifugia all'indietro su Chiariello, la squadra isolana. Lancio in avanti. Lo spazio a destra, viene servito il numero 34, Castagna, mette il pallone al centro. Brandao tocca il pallone in avanti, recupera solo per un istante la Nocerina in possesso del pallone, poi Castagna prova il tiro, pallone alto. Si lamentava per un tocco che non abbiamo visto, a dire la verità. Si riparte con un calcio di rinvio in favore della Nocerina. Pirro per Sparandeo. In avanti alla ricerca di Ferrari. Pallone corto è stato recuperato dal centrocampo gialloblu. Sbaglia il controllo Paduano e regala. Anzi, c'è una deviazione, rimessa laterale in favore dell'Ischia in attacco. C'è un richiamo per Grandis che probabilmente non aveva visto il tocco dell'avversario. Richiamo, addirittura ha fermato il gioco l'arbitro. Ripreso in questo istante. Sulla sinistra si fa vedere l'Ischia. Esce con un tunnel a superare un difensore della Nocerina che poi Giacinti tocca il pallone. Attenzione, ancora l'Ischia. Recupera il pallone Vono. In avanti alla ricerca di Ferrari.
riesce a guadagnare semplicemente una rimessa laterale Ferrari per l'intervento sia di Chiariello che di Florio. Rimessa laterale già battuta, Giacinti all'indietro per Siciliano che si rifugia su Pirro. Serve lo schieramento dei compagni di squadra, poi spara in avanti alla ricerca di Ferrari. Pallone che finisce però tra i piedi di Vono. Attenzione, la Nocerina in avanti sulla sinistra. Entra all'interno dell'area di rigore Vono. Tiro cross, contrato in calcio d'angolo. Il primo tiro dalla bandierina in favore della Nocerina. Quando siamo giunti al quinto minuto e 50 secondi. Sull'iniziativa di Vono. È lo stesso Vono che si presenta sul punto di battuta di questo corner, si avvicina assieme a Manè. Talischia nella, anzi nove uomini dell'Ischia nell'area di rigore. Parte il cross di Vono, fuori misura, lo recupera senza problemi Paduano, se la deve vedere con Brandao, riesce a servire un compagno di squadra. Lancio lungo in avanti, attenzione alla Nocerina scoperta, tre uomini contro due, non riesce a gestire alla meglio il numero 25 Danna, che lancia verso il capitan Trofa, pallone troppo lungo che finisce oltre le linee perimetrali. Si ripartirà con un calcio di rinvio in fuori della Nocerina per Robert Spanandeo. Cambiano gli uomini ma non il modo di giocare della Nocerina, che parte sempre dal basso. Buona l'azione della Nocerina, Grandis per Manè che prova ad involarsi verso l'area di rigore. Buono l'intervento del difensore dell'Ischia a portargli via la palla. Riparte l'Ischia in velocità, attenzione sulla sinistra, Siciliano va a chiudere e a spedire il pallone in fallo laterale in attacco per l'Ischia, già battuto. Matanino apre sulla destra, pallone troppo lungo per Castagna. Si ripartirà con un calcio di rinvio in favore della Nocerina, 7 minuti e 40 secondi questo primo tempo, 0-0, pochissime emozioni, anzi quasi niente emozione al momento. Però questa volta spara lungo, giustamente avrà sentito il mio commento di poc'anzi. Alla ricerca di Ferrari, mette il pallone di petto a terra, poi subisce fallo, l'arbitro dice che è tutto regolare. Si ripartirà con un fallo laterale in favore dell'Ischia, è stato mister Buonocore ad aiutare Nicola Ferrari a rialzarsi. Parte da dietro l'Ischia. Non è per Arcamone, all'indietro per Chiariello. Ancora per Arcamone. Matanino serve sulla destra, era in netta posizione di offside, non segnalata, lancio in avanti. Siciliano mette il pallone in fallo laterale. Era in netta posizione di offside Castagna, l'assistente Leon è dello stesso avviso. Evidentemente le Castagne erano pronte all'uso. Parte Trofa in avanti, attenzione, rischia in area di rigore, ci prova, lontana Basualdo. Manè va a mettere pressione all'avversario che riesce ad avere la meglio, ma ancora Manè, gli tocca il pallone, l'arbitro dice in maniera fallosa, calcio di punizione in fuori dell'Ischia. Non siamo giunti al 9 minuto e 20 secondi, battuto già il calcio di punizione, si prova l'Ischia sulla sinistra. Pallone all'indietro. Arcamone per Matanino che apre sulla destra. Buona la giocata, attenzione. Con Arcamone centralmente, libera sulla sinistra un compagno e la possibilità di crossare al centro. Supera un avversario, cross al centro, contratto dalla difesa della Nocerina. Calcio d'angolo in favore degli ospiti, il primo. Dopo 9 minuti, 10 minuti in effetti, sul punto di battuta Fabio Padulano proverà a scodellare il pallone al centro area dove sono tutti gli uomini in maglia rossonera rintanati.
Attenzione, c'è qualche richiamo da parte dell'arbitro ai danni di Basualdo. Ancora non si riprende il gioco. Arriva il fischio del signor Scarpati in questo momento. Parte Padulano. Pallone che scavalca tutti. Non rincorre Favetta, che riesce a mantenere il pallone in campo. Riparte l'azione dell'Ischia. Pallone indietro per Ciariello. Arcamone, ancora lì indietro per Matarino, avanti per Capitan Trofa, Favetta, recuperano il pallone, Ferrari, forse c'è un'entrata al limite del regolamento ad opera di Chiarillo, l'arbitro assegna solamente il calcio di punizione in favore della Nocerino al cerchio di centrocampo, per il fallo subito da Ferrari. Siciliano che si occupa di far ripartire il gioco, serve Giacinti, Brandao, ancora su Giacinti, non è ingiocabile, lo recupera l'Ischia, Arcamone all'indietro per Chiariello, ancora all'indietro per Zandri e sparra in avanti, pallone basso, lo tocca Siciliano in avanti alla ricerca di Vono, fa buona guardia alla difesa dell'Ischia, poi Arcamone si rifugia ancora all'indietro verso Zandri che sbaglia il passaggio, non riesce ad approfittarne Grandis che praticamente serve un pallone di ritorno a Zandri che lo raccoglie senza problemi nella propria area di rigore. Zandri lancia il pallone in avanti alla ricerca di Favetta, Spalandeo gli tocca il pallone, Basualdo apre sulla sinistra alla ricerca di Vono, possibilità Vono di trattenere il pallone in campo, ci riesce, prova l'affondo, parte il cross, contrato, riesce Zandri ad evitare qualsiasi problema ed anche il calcio d'angolo, raccogliendo la sfera alla sua destra. Chiariello prova a fare pressione alla Nocerina, ma riparte l'Ischia sulla sinistra, pallone per Arcamone in avanti alla ricerca di Favetta, interviene Basualdo, Brandao, Siciliano, ancora Brandao, Basualdo si gira e serve per Grandis, Mannè sulla destra, buono il passaggio di ritorno per Fraraccio, peccato che il pallone gli tocchi lo scarpino inavvertitamente, li conquista la sfera l'Ischia, attenzione, recupera il pallone a Nocerina con Giacinti che non riesce ad approfittarne, e l'Ischia che si rifugia su Zandri che spara in avanti direttamente in fallo laterale quando i minuti sono 3 secondi 45 del primo tempo, 0-0 il risultato, fallo laterale in attacco per la Nocerina sul punto di battuta Fraraccio. Fa vedere Mannè e Ferrari, si fanno vedere Mannè e Ferrari, viene servito Ferrari, e serve Grandis, da spasso il pallone Grandis, si rifugia all'indietro verso Siciliano, attenzione, viene decretato un calcio di punizione per un fallo su Siciliano ad opera di Favetta che si lamenta. Calcio di punizione in fuori della Nocerina nella tre quarti dell'Ischia. Avvicina sul punto di battuta a Vono che invita i suoi a salire. Tutti in avanti. Novelli richiama Brandao a ritornare in una posizione più consona. Tornato indietro Giacinti e si è portato verso l'area di rigore Brandao, parte Vono,
Direttamente di testa siciliano verso la porta, pallone troppo debole, lo recupera Zandri senza problemi, che lancia subito in avanti, fa buona guardia Giacinti che di testa mette il pallone dall'altro lato, forse c'è un fallo su un giocatore della Nocerina, Sparandeo, l'arbitro lascia proseguire, attenzione all'Ischia che si distende sulla sinistra. Presenta al limite della rigore, prova il tiro, Sparandeo. Si mette davanti con il corpo, riparte la Nocerina sulla destra. Pallone per Manè, troppo lungo. Passaggio di Fraraccio per Manè, recupera il pallone l'Ischia. All'indietro con Chiarillo. Ancora Chiarillo. Lancio in avanti, trofa di testa, la mette in mezzo, ora tocca a Sparandeo, ma ancora l'Ischia, il numero 34 Castagna, fa ripartire il gioco, Arcamone, sposta sulla sinistra, buono lancio in avanti, ancora sulla sinistra, prova a sfondare l'Ischia, Sparandeo fa buona guardia. Parte la Nocerina con il passaggio su Manè, ha spazio davanti a sé, si fa vedere sulla sinistra Vono. Viene servito centralmente a Giacinti. Vono sulla sinistra, prova ad accentrarsi, parte il cross contrato. Brandao si fa sorprendere dal capitano dell'Ischia, però sbaglia l'appoggio verso Favetta. Basualdo. Grandis. Ancora Basualdo. Fraraccio. Sparandeo. A girare il pallone alla Nocerina. Servendo sulla sinistra Brandao. Novelli va ad indicare a Brandao le giocate. Brandao con le mani per Giacinti. Ancora Brandao in avanti per Ferrari. Giacinti, Vono. Pallone indietro di Vono sbagliato. Riconquista il possesso del pallone Risca che si propone in avanti. Pallone per Favetta sull'auto di destra. Prova ad accentrarsi. Si libera per il tiro. Viene, cade giù, l'arbitro dice che è tutto regolare, era vicinissimo. Provano a distendersi, ma è l'Ischia sulla sinistra condanna, che ha spazio davanti a sé. Aggiunge 15 metri di danno, prova ad accentrarsi, parte il cross, Sparandeo di testa lo allontana, ma ancora l'Ischia. Florio all'indietro per Chiarillo, sulla sinistra per Danna. Toccato il pallone, lo finisce oltre le linee perimetrali, si ripartirà con un calcio di rinvio in favore della Nocerina. Pirro sul punto di battuta con a fianco Sparandeo e Siciliano. Invita a salire i compagni di squadra, Ferrari chiama il pallone, parte il lancio lungo alla ricerca di Ferrari, tocca il pallone di testa però non riesce ad indirizzarlo verso Vono che va a dare pressione al portiere, parte il tiro di Vono dalla sinistra e per poco sfiora il gol, aveva soffiato il pallone a Zandri Vono, la prima vera occasione del match dopo 18 minuti e 45 secondi, la registriamo per il tiro dalla sinistra di Vono. Si lamenta dall'altro lato Manè, ma da quella posizione Vono con il portiere superato ha provato il tiro direttamente verso la porta. Questo è il pallone Rischia sulla sinistra, tocca il pallone Fraraccio, fallo laterale all'altezza della linea mediana in favore degli ospiti, Danna con le mani. Non sa a chi servire. Copre il pallone alla Nocerina con Basualdo che serve subito Giacinti. Attenzione, viene commesso un fallo su Giacinti. Calcio di punizione in favore della Nocerina. Partita sembra di assistere ad una partita di fine agosto, inizio agosto anzi, inizio preparazione.
Squadre che sonnicchiano. Siciliano all'indietro per Pirro. Basualdo chiama il pallone e lo riceve, serve Ferraraccio. Qualche modo riesce a servire di nuovo Basualdo, resta a terra Ferraraccio, colpito un avversario, lancio in avanti alla ricerca di Vono, viene segnalata una posizione di offside, calcio di punizione in favore dell'Ischia, già battuta per Florio che prova a far risalire su e a dare un po' di velocità. Poi ci pensa Paduano a servire di nuovo all'indietro, ancora all'indietro per Chiariello. Arcamone. È un fallo di Mannè sullo stesso Arcamone, calcio di punizione in favore dell'Ischia, all'altezza della linea mediana. A chiedere scusa Mannè all'avversario. Già battuto il calcio di punizione Florio sulla destra per Castagna. Prova a farsi vedere l'Ischia sulla di destra. Mantanino, Sparandeo con la natica e spinge il pallone, poi Ferrari non riesce a giocare, lo recupera Basualdo, ma l'arbitro dice che c'era stato prima un fallo di Ferrari, adesso segna un calcio di punizione in fuori dell'Ischia, discretamente distante ma centrale da quella posizione, si potrebbe anche provare il tiro diretto in rete. Due uomini sul punto di battuta, Paduano e Florio. Resta solo Fabio Paduano con il numero 57 sul punto di battuta, parte la rincorsa, cross al centro, Siciliano lontana di testa, Brandao non riesce a servire Mannè, riparte l'Ischia, parte il cross dalla destra, Siciliano colpisce il pallone, lo mette dall'altro lato, Capitan Trofa lo fa finire in fallo laterale. Fallo laterale in attacco per l'Ischia con le mani d'Anna. Stesso per Trofa che parte il cross all'interno dell'area di rigore. Paduano di testa. Viene allontanato il pallone su Vono che viene anticipato. Siciliano dall'altro lato. Ancora l'Ischia. Attenzione l'Ischia all'interno dell'area di rigore. Prova Favetta una magia. Non gli riesce. Pirro recupera la palla senza problemi e spara subito in avanti alla ricerca di Ferrari che tocca il pallone per Vono, riesce a mantenerlo in campo. Giacinti, Basualdo, Siciliano, lancia in avanti alla ricerca di Vono. Riesce Vono a conquistare il possesso del pallone, parte il cross di Vono all'interno dell'area di rigore, Mannè di testa prova a colpirlo, non riesce ad indirizzarlo verso la porta, forse c'è stato anche un tocco di un avversario che gli ha spostato il pallone prima dell'impatto con la sfera, tutto regolare ovviamente. Si riparte con un calcio di rinvio affidato a Zandri che serve accanto a sé Chiariello. Lancio in avanti, Montanino, in qualche modo riesce a servire Castagna, c'è la pressione di Brandao su Castagna, poi arriva Giacinti, guadagna rimessa laterale Castagna. Anzi, l'arbitro dice che l'intervento di Giacinti era falloso, quindi calcio di punizione per l'Ischia. Già battuto, lancio in avanti alla ricerca di Favetta, Siciliano tocca il pallone e allunga la traiettoria dello stesso, ma riesce Favetta a metterlo a terra e servire Castagna sull'auto di destra, parte il corso di Castagna all'interno dell'area di rigore, allontana e arriva poi il tiro, aveva allontanato Grandis, Grandis ho detto bene,
arriva il tiro senza grosse pretese di Montanino, che finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta difesa da Pirro, che fa salire su e il lancio in avanti alla ricerca di Ferrari, e mette il pallone a terra di petto, guadagna rimessa laterale per intervento di Montanino. Brandao con le mani sul punto di battuta. Per Giacinti che lancia in avanti, ricerca di Ferrari, contrato. Castagna sbaglia l'appoggio, sbaglia e viene però chiamato un fallo su Fraraccio, è stato colpito al volto in maniera involontaria da Danna. L'arbitro assegna questo calcio di punizione in fuori della nocerina. Il cerchio di centrocampo, Basualdo sul punto di battuta. Forse Favetta è troppo vicino. Servito Sparandeo sulla destra. Lancio in avanti alla ricerca di Ferrari, pallone troppo lungo. Lo fa suo Zandri senza grossi problemi. Si fa vedere sulla destra Lisca con Castagna. Parte il cross di Castagna, colpo di testa al centro dell'area di rigore, attenzione, riesce la nocerina a liberare e poi Fraraccio a spedire il pallone avanti verso Ferrari. C'è il fallo di Chiariello su Ferrari, arriva il giusto cartellino giallo, braccio alto di Chiariello, però la nocerina ha rischiato nel qualche istante fa sulla cross di Castagna, aveva messo bene al centro Favetta. Nessun compagno di squadra è riuscito a sfruttare il passaggio di ritorno con la testa. E nella ripartenza non ce ne ha guadagnato un calcio di punizione. È Chiariello il primo giallo del match. Basualdo e Sparandeo sul punto di battuta. Giacinti. Buono sulla sinistra, si accentra, serve a Basualdo che lancia, apre sulla destra per Fraraccio che tocca il pallone di petto, non riesce a superare un avversario ma Mannè riesce a conquistare un calcio d'angolo, il secondo in favore della squadra di mister Novelli, quando siamo giunti al 27° e 45 secondi. Sul punto di battuta si presenta Riccardo Vono. Mannè resta nei suoi pressi. Uno, due gli uomini dell'Ischia tirare fuori i calciatori della nocerina dall'area di rigore. Pallone corto per Mannè, parte il cross di Mannè, colpo di testa ma l'arbitro aveva segnalato un fallo di Siciliano in attacco, già battuto. Florio sbaglia, recupera il pallone Grandis, poi si complica la vita e perde il possesso della sfera, riparte sulla sinistra l'Ischia. Montanino, mezzo a due, riesce a servire Arcamone, serve Florio dall'altro lato, in avanti per il capitano Gialloblè. Buona la manovra, si presenta al tiro, passa sulla sinistra, attenzione, parte il tiro, contrato senza problemi da Sparandeo. C'è il fallo su Mannè, calcio di punizione, poteva esserci anche in questa occasione il cartellino giallo. Ed il fallo di Danna su Mannè, che ha fermato la ripartenza della nocerina. L'arbitro ha preferito solo un richiamo. Sparandeo sul punto di battuta. Landis, Siciliano, Giacinti, Siciliano. Lancio in avanti alla ricerca di Brandao sulla sinistra che guadagna rimessa laterale. L'arbitro dice però che ha commesso fallo sul diretto avversario. Se non andiamo errati si tratta di Florio che resta a terra, calcio di punizione in fuori dell'Ischia. Sì, è Florio.
Stesso Florio a riprendere il gioco, servendo Zandri, che serve sulla sinistra per Buono. Era Buono prima l'autore del fallo, non Danna. Mantanino cincisca con il pallone, riesce in qualche modo a servire Castagna. Landis recupera il pallone, ma non riesce a servire nessun compagno di squadra. Mantanino, Buono per Danna, avanti per una buona giocata per Favetta. Si fa vedere ancora sulla sinistra la Ischia. Pallone centrale per Favetta, prova a liberarsi, fa buona guardia Basualdo. Mannè per Basualdo, in avanti per Ferrari. Grandis sbaglia l'ennesimo pallone quest'oggi. La media altissima, 5 su 5. Castagna riesce a servire Mantanino. Parte il cross all'interno dell'area di rigore. Sparandeo di testa allontana. Mannè. Fraraccio in avanti verso Ferrari, che tocca di testa il pallone verso Grandis questa volta. Pallone fuori misura, non riesce il numero 32 a raggiungerlo. Guadagna rimessa laterale Rischia. 31 minuti e 25 secondi il primo tempo. Tanta noia per questi 32esimi di Coppa Italia. Castagna in avanti per Trofa. Copre il pallone alla Cerina, siciliano, Brandao, Basualdo, supera un avversario, mezza a due, riesce a servire un buon pallone sulla sinistra per Vono, prova a puntare l'area di rigore Vono, poi cincisca con il pallone e lo perde, riparte l'Ischia, un Badulano servito da Trofa, calcio di punizione per il fallo di Giacinto, è giusto. Il fischio da parte dell'arbitro, Arcamone per Buono, spazio sulla sinistra, si fa vedere Danna, preferisce servire Favetta, prova a girarsi Favetta, non riesce però a impensierire la retroguardia rossonera. Ferrari di petto verso Giacinti, pallone troppo lungo, lo riconquista l'Ischia. Castagna, Florio, Mantanino, invita a salire Buono. Parte il cross di Buono all'interno dell'area di rigore, Pirro fa sua la sfera senza problemi. Non c'è nessuno che accompagna, pallone corto per Giacinti. Brandao sulla sinistra, siciliano, Basualdo, pallone sbagliato di Basualdo, Favetta, Mantanino. La destra per Castagna, parte cross di Castagna, c'è l'impatto di Trofa con la testa, pallone che finisce alto sulla traversa della porta difesa da Firro. Possiamo parlare anche di un'occasione. Firro sul punto di battuta, invita i suoi a salire. Non è verso Vono, Floro di testa, Ferrari. Giacinti, spara il pallone avanti, Chiarillo ancora di testa, Florio, Castagna, ancora indietro per Florio che lancia in avanti, c'è Sparandeo che spedisce il pallone dall'altro lato dove c'è Vono, Mantanino di testa, Brandao non riesce a servire nessun compagno di squadra, Mantanino apre su Danna sulla sinistra. Buona l'azione dell'Ischia all'interno dell'area di rigore, non riesce a girarsi Favetta per l'intervento del difensore rossonero Ferrari. Mannè sulla destra, supera un avversario, buona la giocata di Mannè. Era in offside Vono e viene segnalato in questo istante, giusta la segnalazione. Buon il passaggio di Mannè, ma Vono era in offside, che ha agguantato il pallone e l'ha spedito in rete, ma era tutto fermo per calcio di punizione assegnato all'Ischia. Zandri sistema il pallone a terra, prova a sparare in avanti,
l'arbitro ostacola Grandis, poi addirittura fa proseguire, poi si rende conto che aveva dato fastidio a Grandis, ferma il gioco. Sicuramente ci sarà la sua rimessa, chiede scusa a Grandis. Ci inventiamo un'altra regola del calcio, quest'oggi ha riportato il pallone al portiere, glielo va a servire là. E vabbè, non cambiava molto. Alcune volte veramente facciamo fatica a comprendere certe decisioni, va bene così. Viene segnalata una posizione di offside per Favetta. Calcio di punizione in favore della Nocerina. Favetta incredulo. Sparandeo sul punto di battuta, lancio lungo in avanti alla ricerca di Vono, prova a toccare il pallone di tacco, Mantanino, Castagna sulla destra, ancora per Mantanino, in avanti per il capitano che riesce a servire un pallone al centro, fa buona guardia Fraraccio. Brandao, meravigliao, Giacinti, siciliano per Ferrari che di petto rimette il pallone al centro dove non c'è nessun compagno di squadra, Chiariello, lancio di Florio in avanti verso Favetta, contrato alla difesa rossonera, ma ancora rischia condanna, che prova il tiro, pallone che finisce alto. ...37:20 sul cronometro, 0-0 il risultato qui allo Stadio San Francisco, questa sfida tra la Nocerina e l'Ischia, valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Pirro, lancio in avanti alla ricerca di Ferrari, pallone lo scavalca, lo recupera Vono, all'indietro per Giacinti, in mezzo a tre Giacinti, pallone per Mannè, forse subisce fallo, l'arbitro dice che è tutto regolare, intervento di Buono, riparte l'Ischia con Danna sulla sinistra, all'indietro per Buono, lancio in avanti di Buono, Fraraccio di testa per Mannè, si fa vedere Fraraccio sulla destra, Mannè porta a spasso il pallone, poi serve Fraraccio, parte il cross basso, contratto da Chiarillo in fallo laterale. Fallo laterale affidato allo stesso Fraraccio, si fa vedere Mannè all'interno dell'area di rigore, marcato a vista da Buono. Grandis per Mannè, in avanti serve un buon pallone per Fraraccio all'interno dell'area di rigore che effettua un tiro cross da dimenticare, fa buona guardia a Zandri, serve subito Favetta, mezzo a tre, recupera il pallone a Nocerina, Grandis in avanti per Ferrari, non c'è nessuno, Ferrari si rifugia all'indietro su Fraraccio, ancora verso Ferrari. Questo c'è il fallo, infatti viene assegnato rimessa laterale, era anche uscito fuori il pallone, rimessa laterale per la Nocerina. Fraraccio, Grandis all'indietro per Sparandeo, si arrabbia Novelli per la giocata di Siciliano, riparte l'Ischia, attenzione Favetta in mezzo a due, riescono a toccargli il pallone, a portarglielo via Siciliano. Basualdo, Brandao spedisce il pallone in avanti, Chiariello lo tocca di petto,
Buona la giocata di Giacinti, Ferrari al limite dell'area di rigore, Ferrari entra all'interno dello stesso e segna Nicola Ferrari. Quando siamo giunti al 40esimo, Pastrolindo, sempre lui. Ottima la giocata di Giacinti in anticipo su un avversario, ha praticamente liberato Ferrari che si è presentato all'interno dell'area di rigore e da buon cecchino l'ha messa alle spalle di Zandri. Ocellina 1, Ischia 0. Al 40esimo del primo tempo, Nicola Ferrari. Cindy ha dimostrato di avere sempre la sua dote migliore, la cazzimma, e ha portato via il pallone all'avversario con la sua grinta, aprendo praticamente un'autostrada per Nicola Ferrari. Battuto la ripresa del gioco, Sparandeo, Fraraccio, Ferrari all'indietro, Giacinti, Basualdo, serve Grandis accanto a sé, lancio in avanti di Grandis alla ricerca di Fraraccio, buona l'intenzione questa volta del centrocampista rossonero, guadagna rimessa laterale da Nocerina con le mani Mannè sullo stesso Grandis, all'indietro per Siciliano, si fa vedere Vono, viene servito ancora su Siciliano, Basualdo, Sparandeo, Fraraccio sulla destra, riesce a mantenere il pallone in campo, Basualdo, pallone liftato per Mannè che non lo raggiunge per poco, Grandis di testa, attenzione al retropassaggio dell'Ischia, Chiariello, Brandao di testa, non riesce a servire Vono, Mantanino, Sparandeo, Giacinti verso Ferrari, stavolta pallone fuori misura di Santa Giacinti, si distende sulla sinistra l'Ischia, condanna, prova ad accentrarsi, un pallone per Padulano, calcio di punizione da posizione interessante, l'attesa della lunetta dell'area di rigore, non c'è stato nessun provvedimento disciplinare, posizione centrale ai 18 metri. Situazione interessante per l'Ischia quando siamo giunti al 43esimo e 10 secondi. Nocerina 1, Ischia 0, grazie alla rete messa a segno da Mastrolindo Nicola Ferrari al 40esimo. Fabio Padulano sul punto di battuta e Ciro Favetta accanto a sé, crediamo più nel tiro di Padulano. L'arbitro sistema la barriera. Si allontana Favetta. Parte Padulano. Pallone contratto alla barriera. Ancora Padulano, ancora la barriera. Ancora l'Ischia in avanti. Giacinti di testa. Ancora su Florio. Chiariello sbaglia l'appoggio sulla sinistra. Guadagna. Rimessa laterale alla Nocerina. Siamo al 44esimo e 10 secondi. Guadagna rimessa laterale alla Nocerina. Quest'oggi il pubblico poco presente. È esploso con la voce di Alessio Orefice per la prima volta speaker al San Francesco. Complimenti alla giovanissima collaboratrice della Nocerina. Molossa è figlia di Molossa Doc. Calcio di punizione in fuori della Nocerina. Per il fallo subito da Nicola Ferrari. Quando siamo giunti al 45esimo.
non è stato segnalato il recupero. Oggi c'è carenza di personale anche tra gli addetti ai lavori. Mogena prova a sfruttare questo calcio di punizione. Parte Vono all'interno dell'area di rigore. Siciliano colpisce il pallone, ma da dimenticare. La sfera finisce altissima sulla porta difesa da Zandri. E fa ripartire velocemente i suoi. Quando siamo giunti al 45esimo e 45 secondi. Non è stata segnalata l'entità del recupero, infatti. Neanche Alessia è riuscita a comunicarlo ai tifosi, agli spettatori. E finisce qui, dopo un minuto di recupero, il primo tempo di questa sfida tra la Nocerina di Ischia con la squadra rossonera in vantaggio per 1-0, grazie al gol messo a segno da Mastrolindo. Nicola Ferrari al 40esimo, che ha sfruttato una giocata grintosa di Santa Giacinti, che ha recuperato il pallone e lo ha praticamente indirizzato verso l'area di rigore, dove Nicola Ferrari ha avuto modo di giocarlo e spedirlo alle spalle di Zandri. Restituiamo la linea alla regia, la recuperiamo tra una dozzina di minuti. Arredo Sima, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di arredo negozi, impianti di refrigerazione industriale e commerciale e assistenza tecnica continua. Disponiamo di uno showroom completo di attrezzatura in pronta consegna, un'area dedicata allo stoccaggio e distribuzione dei ricambi, un'officina per la riparazione delle macchine e un'area dove organizziamo eventi programmati nei quali viene dimostrata l'effettiva efficienza delle macchine, potenzialmente utili per migliorare e velocizzare la vostra attività. Accompagniamo i nostri clienti dall'idea al progetto e alla realizzazione, grazie all'eccelsa formazione del nostro team di esperti specializzati. Grazie alla collaborazione con diverse agenzie di leasing, prestiti e noleggi, gestiamo pratiche finanziarie specifiche in base alle esigenze. Arredo Sima significa scegliere tecnologie all'avanguardia, professionalità, affidabilità e la qualità che ti accompagna nel tempo. Scopri come possiamo aiutarti a trovare la soluzione giusta per te. Vienici a trovare. Siamo a Nocera Superiore in via della Libertà 29. Oppure visita il nostro sito www.arredosima.it. Noi amiamo la nostra terra, osserviamo la sua storia e conosciamo l'importanza dell'energia. Ecco perché siamo accanto alle famiglie e agli imprenditori, aiutandoli quotidianamente come amici e non come clienti. Siamo accanto al nostro territorio perché vivere in un ambiente sano deve diventare la priorità. Siamo accanto ai tuoi valori, come la trasparenza e la competenza, che ci contraddistinguono e che ci hanno già fatto guadagnare la fiducia di oltre 3.000 campani. Noi siamo Agroenergia e siamo sempre accanto a te. Eccoci nuovamente collegati dallo Stadio San Francesco per raccontarvi il secondo tempo della sfida tra
Nocerino di Ischia, valevole per i 32esimi di Coppa Italia di Serie D. Risultato vede la Nocerino in vantaggio per 1-0. Sarà la Nocerino a giocare il primo pallone del secondo tempo, già fatto con Basualdo. Giacinti in avanti alla ricerca di Ferrari, che tocca il pallone di petto, prova a girarsi, serve all'indietro per Grandis, in mezzo a due, all'indietro ancora per Giacinti. Basualdo in avanti, contrato da Buono, ma è ancora la Nocerino sulla destra con Mannè, prova a cercare il fondo, gli mette la palla in fallo laterale il numero 34 Antonio Castagna. Fallo laterale, Fraraccio con le mani. Avanti verso Grandis, tocca il pallone Buono. Ferra finisce tra le braccia di Zandri. Serve subito sulla destra, prova a distendersi l'Ischia. Pallone all'indietro per Florio. Buona la giocata in avanti, c'è il tocco di Paduano e arriva il calcio di rigore per il fallo di Pirro, che resta anche a terra. Calcio di rigore per il fallo di Pirro su Paduano. L'arbitro sicuramente prenderà un provvedimento disciplinare. Sarà il cartellino giallo per l'estremo difensore della Nocerino. Restano a terra i due giocatori, speriamo nulla di che per entrambi. L'arbitro adesso ha consentito l'ingresso in sanitario dell'Ischia, quelli della Nocerino sono ancora fuori. Si è rialzato Pirro e viene ammonito. Quindi al secondo minuto l'Ischia ha la possibilità di rimettere subito in parità il match. Resta ancora a terra il numero 57 Fabio Paduano. Intanto si riscalda anche l'ex Alessandro Cadaleta. Si rialza Paduano, zoppicando, guadagna la linea perimetrale. È pronto per questo calcio di rigore Ciro Favetta. Anzi, è rientrato direttamente in campo Paduano. Parte Favetta e spiazza Pirro, realizza l'1-1, quindi al terzo minuto Ciro Favetta fa 1-1 qui al San Francesco, direttamente su calcio di rigore. Ancora problemi per Paduano, che viene soccorso ancora dai sanitari. L'arbitro non si era accorto della presenza di Paduano, la fa battere il calcio, la ripresa del gioco con Paduano dall'altro lato del campo, fa parte della giornata semifestiva. Prova la Nocerino a venire avanti con Giacinti, Basualdo, Brandao, ancora su Basualdo, si fa vedere Fraraccio e viene servito, anzi Mannè riesce a toccare il pallone, ma Elisca a venirne fuori, recupera la Nocerino con Basualdo. Brandao sulla sinistra, in avanti per Ferrari, che scambia con Vono, l'assistente su segnalazione dei difensori, con un leggero ritardo segnala la posizione di offside di Vono. Si ripartirà con un calcio di punizione in fuori degli ospiti, già battuto. Recupera il pallone la Nocerino con Grandis, non riesce a servire nessun compagno di squadra, si rifugia all'indietro su Basualdo, che supera un avversario, lancia sulla sinistra verso Vono, contratto alla difesa dell'Ischia, lancio in avanti, Sparandeo
non riesce a servire in avanti. Fraraccio all'indietro per Siciliano, ancora indietro su Pirro e sbaglia l'appoggio verso Brandao e guadagna rimessa laterale l'Ischia in attacco. Fare pressione Giacinti su un avversario, riguadagna una rimessa laterale alla Nocerina con le mani Brandao sulla sinistra per lo stesso Giacinti, subito in avanti per Vono, non riesce a servire verso Ferrari, guadagna semplice rimessa laterale all'altezza della linea mediana sull'out di sinistra alla Nocerina, Brandao sul punto di battuta. Avanti verso Ferrari che mette il pallone a terra di petto all'indietro. Questo c'era un fallo, l'arbitro lascia proseguire, poi assegna il calcio di punizione in favore della Nocerina. E rifallo subito da Giacinti. Basualdo supera un avversario, serve sulla sinistra Vono. In avanti verso Ferrari, il pallone non lo tocca nessuno, finisce tra le braccia di Zandri, che si distende a terra e lo raccoglie. Manni non riesce a controllare il pallone, lo recupera Sparandeo che spara in avanti. Vono, mezzo a tre, recupera Basualdo, Grandis, in avanti per Manni, ancora Grandis. Non riesce a servire però un buon pallone per Vono, lo riconquista l'Ischia, poi sbaglia tutto Paduano e Siciliano lo recupera senza problemi, in avanti per Giacinti, altezza della linea mediana, Giacinti serve Grandis, invita a salire Sparandeo, Manni per Giacinti, sulla sinistra per Vono. Provano a cercare il fondo, se la deve vedere con l'avversario, l'arbitro dice che l'ultimo tocco è il suo, fallo laterale per in favore dell'Ischia. Calcio di punizione assegnato all'Ischia, l'arbitro sbaglia il lato, neanche estiva questo approccio alla gara, purtroppo lo dobbiamo segnalare del signor Scarpato, sbagliato ad indicare il fallo che era chiaramente in favore dell'Ischia. Ci ha battuto Chiariello, in avanti per Castagna, se deve dire con Fraraccio, riesce a mettere il pallone direttamente su Basualdo, all'indietro per Siciliano. Prima intenzione in avanti dove non c'era nessun giocatore della Nocerina, Brandao di testa verso Vono, lo recupera Giacinti, forse c'è un fallo, viene fischiato, un gioco pericoloso ai danni di Giacinti, calcio di punizione in fuori della Nocerina, 8 minuti sul cronometro, 2-2, 1-1 il risultato, volevo dire 8 minuti e 22 secondi, anche io sono in ferie quest'oggi. Manni finta, ma capisce tutto la difesa dell'Ischia che parte in velocità. Castagna, Padulano in avanti, recupera il pallone Basualdo, Grandis avanti verso Manni, riesce in qualche modo a guadagnare il possesso del pallone, serve in avanti un buon pallone per Fraccio all'interno della rigore, all'indietro per Ferrari, peccato. A quella posizione poteva sfruttarla meglio la Nocerina, parte in velocità l'Ischia con Castagna sulla sinistra, recupera un buon pallone Grandis, avanti per Fraraccio che era rimasto in avanti, non riesce a controllare il pallone, recupera la sfera l'Ischia, poi Ferrari tocca il pallone per Manni, fallo sul attaccante rossonero, calcio di punizione, fallo commesso da Arcamone. Calcio di punizione in favore della Nocerina, l'altezza della linea mediana, Basualdo sul punto di battuta, si avvicina Grandis,
serve all'indietro per Sparandeo, siciliano, c'è la pressione di Ciro Favetta, Giacinti, Basualdo, Grandis. In avanti alla ricerca di Ferrari, pallone fuori misura, lo recupera Lischia, lo recupera Mannè, Fraraccio, Mannè. Si gira Mannè, si libera Fraraccio sulla destra, viene servito, parte il cross in area di rigore, troppo lungo, lo recupera comunque la Nocerina con Nicola Ferrari che poi subisce fallo. Calcio di punizione in attacco per la Nocerina dalla sinistra, già pronto Vono, cercare di scodellare questo pallone al centro aria. Buono l'impatto di Mannè, questo suo esordio in maglia rossonera. La panchina dell'Ischia aveva chiamato un cambio, poi mister Buonocoro ha preferito attendere giustamente sul calcio piazzato. Quanti minuti sono? 11 sul cronometro, 1-1 il risultato. Riccardo Vono sul punto di battuta, calcio di punizione dalla sinistra. Parte il lancio sul secondo palo, troppo lungo, non riesce il siciliano a toccare il pallone. E arriva la richiesta di cambio in questo momento per la squadra isolana. Esce Ciro Favetta ed entra l'altro patalano, Alessandro. Anzi no, non è il 9, era al contrario, esce Arcamone. Chiedo scusa, era tutto al contrario la tabella. Esce Arcamone con numero 6 ed entra Alessandro Patalano con numero 15. Si ripartirà con un calcio di rinvio affidato a Zandri. Che serve sulla sinistra per Buono, che lancia in avanti. Cerca proprio di Favetta, che commette fallo ai danni di Sparandeo. Calcio di punizione in fuori della Nocerina. Lo stesso Favetta che va a sincerarsi delle condizioni di Sparandeo ed aiutarlo a rialzarsi. Basualdo sul punto di battuta, si va a vedere Fraraccio sulla destra, viene servito Sparandeo. Grandis, dall'altro lato per Giacinti, accentra Giacinti, si fa vedere sempre Fraraccio, Grandis per Fraraccio sulla destra, parte il cross, Ferrari tocca il pallone, si alza la sfera, lo recupera Lischia solo per un istante, poi Grandis serve a Brandao sulla sinistra. Vono, Basualdo, Grandis, c'è sempre Fraraccio che si propone a destra, viene servito, pallone però è raccolto da Castagna. Padolano, Favetta, la buona guardia Grandis, Basualdo, Giacinti, si propone Vono, non viene visto dai compagni di squadra. Basualdo per Grandis, per Ferrari che era in posizione di offside. Giusta la segnalazione, giusta la segnalazione dell'assistente numero 1, il signor Fatati, che ha atteso che Nicola Ferrari giocasse il pallone per alzare la bandierina. 14 minuti sul cronometro, calcio di punizione affidato a Chiariello. Buono, lancio in avanti, siciliano tocca il pallone di testa, Grandis in avanti verso Ferrari che non riesce a recuperarlo, c'è la pressione di Vono, lo aiuta Ferrari, se ne esce fuori bene Lischia con Florio che apre sulla destra, buona la giocata,
Parte il cross, Favetta, e arriva la rete del 2-1. Brandao non è riuscito a recuperare sul suo lato l'incursione in velocità. Lancio perfetto all'interno dell'area di rigore, dove Favetta ha depositato il pallone alle spalle di Pirro. 1-2 in favore dell'Ischia quando siamo giunti al quindicesimo. Si riparte Basualdo, pallone all'indietro, lancio in avanti, fa buona guardia a Buono che spedisce la sfera dall'altro lato. Ferraraccio con le mani. Cerca di Grandis, fa buona guardia alla retroguardia gialloblu. Pallone, attenzione, Paduano. Ferraraccio va, dagli pressione, si ferma Paduano. Serve per Castagna, pallone troppo lungo, si ripartirà con un calcio di rinvio. A favore della Nocerina, però già ha sistemato il pallone. Basualdo all'indietro per Sparandeo. Ancora Sparandeo, servito da Ferraraccio. Giacinti. Brandao sulla sinistra. In avanti. Ricerca di Vono. Parte il cross di Vono all'interno dell'area di rigore. Ferrari tocca il pallone ma non inquadra la porta. Prova Vono a rigiocarla ma non ci riesce. Si ripartirà con un calcio di rinvio in favore degli ospiti. Con l'Ischia in vantaggio per 2-1. È pronto anche un altro cambio in casa Ischia. Si tratta dell'ex Alessandro Cataleta. Alessandro Patalano prova a lanciare i suoi sulla destra. Trofa all'indietro. Per Florio, Patalano, Castagna sulla sinistra, se la deve dire con Ferraraccio, parte cross di Castagna all'interno dell'area di rigore, tocca Brandao di testa e mette in calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina in fuori degli ospiti. Cross in occasione del gol è stata di Danna che ha superato in velocità Brandao. Fabio Patulano. Parte il cross. Toccato il pallone di testa da un calciatore dell'Ischia che allunga la traiettoria. Buono riesce a mantenerlo in campo. Per Patalano. Castagna in avanti. Vono recupera il pallone. Cerca di servire Grandis. La sfera finisce tra i piedi di Castagna che serve un pallone all'indietro per Zandri. Cerca la Nocerina di fare pressing, non recupera Ferrari ma non si capisce con Giacinti. Va ancora Giacinti a fare pressione, tocca il pallone Ferrari, la sfera finisce quasi in rete, riesce con un colpo di rene Zandri a mettere il pallone in calcio d'angolo. Un impallo stava favorendo la Nocerina sulla solita pressione di Giacinti. Questa volta insieme a Ferrari. Vono sul punto di battuta per questo calcio d'angolo. Due uomini restano su per l'Ischia. Pallone per Grandis che serve verso Vono all'interno dell'area di rigore. La Nocerina non riesce a mettere il pallone in rete con Sparandeo. Poi neanche Vono sulla respinta.
Arriva un doppio cambio in casa Ischia. Alessandro Cataletta è pronto a fare il suo ingresso in campo. Vediamo il posto di chi. Tanto resta a terra un giocatore dell'Ischia nell'area di rigore della squadra isolana. Forse è proprio il calciatore che deve essere sostituito, non abbiamo capito. Si rialza. Allora, entra con il numero 77 Cataletta ed esce con il numero 57 Padulano. È pronto a fare il suo ingresso in campo Ballirano. Che è uscito un calciatore, il calciatore che era rimasto a terra. Abbiamo visto il numero. Quindi si ripartirà con un calcio di rinvio in favore dell'Ischia. Quando siamo giunti al 21esimo e 5 secondi della ripresa, con l'Ischia in vantaggio per 2-1 sulla Nocerina qui al San Francesco. Copre il pallone Florio, apre in maniera sbagliata, guadagna, rimessa laterale alla Nocerina. Con le mani Fraraccio verso Grandis, pallone troppo lungo, Buono lo fa finire sul corpo di Ferrari, poi lo riesce a spedire in avanti. Basualdo lo tocca su Cataletta. Grandis gli porta via il pallone solo per un istante, lo recupera l'Ischia. Buono in avanti per Favetta. Cataletta, Fraraccio gli toglie il pallone, riparte la Nocerina. Giacinti indietro per Brandao, sulla sinistra per Bono. Sono due gli uomini pronti ad entrare sul terreno di gioco per la Nocerina. Bono sulla sinistra per Brandao, pallone forse troppo lungo, riesce Brandao a mettere un buon pallone al centro, non riesce però Manni a spedire la sfera verso la porta di Zandri, che fa sua la palla senza grossi problemi. Buona questa volta l'incursione di Brandao e il cross. Pronto Facundo Marquez ad entrare in campo. Brandao all'indietro per Siciliano. Ancora Brandao, guadagna rimessa laterale l'Ischia. Addirittura Gerbaudo porta anche la tabella. Fa di tutto questo Gerbaudo. Doppio cambio in casa Nocerina, anzi triplo cambio. Esce con il numero 7 Manni. Buona la sua prestazione, non aveva giocato neanche un minuto con la maglia rossonera, complice un infortunio, ed entra Facundo Marquez. Poi esce Fraraccio con il numero 91 ed entra con il numero 72 Padalino. Addirittura arriva anche il quarto cambio, pronto sia Fabbricatore che D'Agostino. Vediamo, esce con il numero 32 Grandis ed entra Stefano D'Agostino. E Domenico Fabbricatore probabilmente entrerà al posto di Brandao. Esce con il numero 78 infatti Brandao ed entra Fabbricatore. Addirittura l'assistente chiama l'arbitro, non abbiamo capito il perché. Forse Brandao avrà detto qualche parolina e non voleva essere sostituito. Si gioca intanto. Recupera il pallone, attenzione Cataletta, però è fallo su Basualdo. Si riparte con un calcio di punizione già battuto lo stesso Basualdo. Giacinti, Basualdo
Avanti per D'Agostino, di prima intenzione verso attenzione all'Ischia, c'è il fallo su Gadaleta e viene anche ammonito Padalino, appena entrato, primo ammonito in casa nocerina. O fabbricatore, non abbiamo uno dei due, erano vicino i due uomini. Del cross, Sparandeo anticipa tutti, però c'è Gadaleta, attenzione, fabbricatore su di lui, parte il cross, Sparandeo due tempi, non riesce a mettere il pallone fuori, lo recupera Nocerino con D'Agostino che serve in avanti verso Ferrari che ferma il pallone e scarica su Facundo Marquez, guadagna rimessa laterale a Nocerino, stesso Marquez poi lascia fabbricatore. D'Agostino, Marquez perde il possesso del pallone alla Nocerina, rimessa laterale in favore della squadra rossonera con le mani fabbricatore, si fa vedere D'Agostino, non viene servito, 26 minuti sul cronometro, 1-2 il risultato, sbaglia l'appoggio D'Agostino verso Marquez, recupera un buon pallone la Nocerina con il giovane fabbricatore, D'Agostino in avanti per... forse c'era un fallo, sembrava anche abbastanza evidente, l'arbitro forse ha visto il tocco del pallone su Ferrari che si rialza in questo istante. Rischia, che si fa vedere sulla destra, pallone in avanti per Capitan Trofa, recupera la sfera Nocerina, attenzione, lancio in avanti verso Ferrari, segnalata la posizione di offside di Ferrari che si lamenta in maniera vistosa nei confronti dell'assistente. Ripreso il gioco, lancio in avanti sempre sulla destra dove prova a sfondare l'Ischia, condanna, questa volta fa buona guardia la Nocerina. Ancora l'Ischia in avanti sulla destra, parte il cross, secondo palo, recupera il pallone ancora l'Ischia, poi in qualche modo Padalino e fabbricatore guadagnano un calcio di punizione. Addirittura Vono è sceso sulla linea dei difensori, sulla sinistra. Pallone verso Marquez, anticipato di testa, sfera resta lì, in qualche modo viene lanciato in avanti verso Favetta, forse c'era un fallo, gioco pericoloso, recupera il pallone alla Nocerina, attenzione, calcio di punizione per il fallo subito da Giacinti, Basualdo, Sparandeo per Giacinti, D'Agostino. Si fa vedere Vono in avanti, viene preferito un lancio verso l'area di rigore dove non c'è nessun calciatore in maglia rossonera che può raggiungere la sfera, la recupera senza problemi Zandri, serve poi per Florio e Marquez commette fallo su Florio, si riparte con un calcio di punizione in fuori dell'Ischia, Florio lascia Chiariello che serve lo stesso Florio sulla destra, parte il cross verso l'area di rigore, Favetta, resta il pallone, prova il tiro e la sfera finisce di poco alto. Buona chance per l'Ischia al 29esimo, sempre con Ciro Favetta, un giocatore che non lo scopriamo oggi. Siciliano, fabbricatore, all'indietro, Sparandeo, Vono sulla sinistra, Basualdo, D'Agostino, metti il pallone a terra, serve all'indietro per Padalino,
Basualdo. Rispoli presente in curva. Lo striscione. Allora in avanti per Marquez che non riesce a controllarlo ma guadagna calcio di punizione per il fallo di Chiariello. Era evidente. Calcio di punizione in fuori della nocerina sul punto di battuta Stefano D'Agostino. Siamo circa 25 metri defilati sull'out di sinistra dell'attacco rossonero. Da lì potrebbe anche provare la battuta diretta a rete il numero 10 maglia rossonera. Aspetta il fischio del signor Scarpati che ha un po' di difficoltà a sistemare la barriera. Intanto è pronto anche Tuninetti a fare il suo ingresso in campo. Parte il fischio del signor Scarpati. Parte Stefano D'Agostino. Pallone in guardabile. Finisce alto sulla traversa. Preso il gioco con Florio sulla destra che prova ad allungare. Pallone per Favetta. Supera l'avversario, attenzione, ancora Favetta si presenta al limite dell'area di rigore, viene fermato da Giacinti, poi non riesce la Nocerina a venire fuori con il pallone. Ancora Lischia in avanti, scusate. Prova, fa una finta e invita a salire Florio, prova a tirare Florio, pallone contrato, ma ancora Lischia a recuperare il pallone con Danna sulla destra, parte il cross. Siciliano lo tocca verso Vono, Vono di testa ancora verso Siciliano, come complicarsi la vita in 15 metri, recupera il pallone Lischia, attenzione al limite dell'area di rigore, pallone in avanti verso Ballirano, fuori misura, intanto ritorna al San Francesco Rodrigo Tuninetti. Dovrebbe uscire Ciro Favetta. Quando siamo giunti al 32esimo e 45 secondi sul cronometro, Nocerina 1, Ischia 2 in questi 32esimi di finale di Coppa Italia. Esce l'autore della doppietta in casa Ischia. Padalino sulla destra, in avanti alla ricerca di Marquez, tocca il pallone di testa. Si autoserve, un buon pallone ancora da Marquez sulla destra, parte il cross basso D'Agostino all'interno dell'area di rigore, prova a girarsi per Ferrari, fa buona guardia Lischia, ancora D'Agostino, apre dall'altro lato, Vono di testa, non riesce a servire nessuno, recupera il pallone Lischia, Cataleta, Ballirano, Padalano riesce in qualche modo a portare avanti il pallone. Danna sulla destra, supera l'avversario, attenzione, ancora Danna all'indietro, Tuninetti che tocca il primo pallone, serve a Padalano che potrebbe tirare, parte il tiro di Padalano, lo raccoglie senza problemi Pirro che serve direttamente con le mani verso D'Agostino, all'indietro per Fabbricatore, ancora all'indietro per Padalino. Giacinti subisce fallo ad opera di Cataleta, calcio di punizione in fuori della Nocerina, altezza della linea mediana, è pronto un altro cambio in casa Nocerina, Faiello. È pronto a fare il suo ingresso in campo, no, viene... Mister Novelli chiede di non effettuare il cambio e quindi
ritorna in panchina. Faiello, siciliano, in avanti sulla sinistra della cerca di Vono, di testa fa buona guardia Rischia, Florio in avanti. Guadagna rimessa la nocerina per il disimpegno errato di Capitan Trofa. Padalino ha spazio davanti a sé, serve Fabbricatore. All'indietro per Sparandeo. Giacinti. D'Agostino. Sparandeo servito da Siciliano. Basualdo sulla destra. In avanti verso Marquez, capisce tutto Turinetti, attenzione, riparte Rischia con Patalano. Invita il solito Danna sulla destra. Sbaglia questa volta il disimpegno, riparte la nocerina con Vono sulla sinistra che serve D'Agostino di testa. D'Agostino serve lo schieramento dei compagni di squadra, c'è spazio sulla destra, viene servito Basualdo che allunga la traiettoria verso Fabbricatore, in avanti verso Marquez. Prova a superare un avversario Marquez, si tratta di Buono, riesce a recuperare il pallone Marquez, pallone resta lì, l'assistente dice che è tutto regolare, Marquez si rialza, serve verso un compagno di squadra, tutto regolare per l'arbitro. Turinetti spara dall'altro lato dove non c'è nessuno, è pronto intanto Provenzano a fare il suo ingresso in campo. A questo punto conviene dirlo quando effettivamente viene effettuato il cambio. Pallone avanti per Marquez. Serve verso Fabbricatore che riesce a mantenere il pallone in campo. All'indietro per Basualdo. Parte il cross di Basualdo. Pallone direttamente tra le braccia di Zandri. Dovrebbe essere forse proprio una delle ultime giocate di Basualdo. Vediamo Provenzano al posto di chi entrerà in campo. Non è per Turinetti, serve in avanti, recupera la nocerina Basualdo, siciliano in avanti dove non c'è nessuno, recupera il pallone lo stesso siciliano, serve Patalino, Fabbricatore lascia scorrere il pallone in fallo laterale, si fa vedere Patalino ma non viene servito, intanto arriva il cambio in casa nocerina, 37 minuti e 50 secondi sul cronometro, esce Sante Giacinti, lascia la fascia Stefano D'Agostino, entra Provenzano, applausi per Santino. Gioca ancora fermo, l'assistente deve riposizionarsi sul terreno di gioco. Ci sarà rimessa laterale in favore della nocerina. Battuta verso Patalino. Siciliano. Provenzano che tocca il primo pallone su Patalino. Si può vedere Basualdo viene servito sulla destra. Rossi in avanti alla cerca di Ferrari che tocca il pallone però non riesce a trovare nessun compagno di squadra, riparte Rischia con Gadaleta che serve Capitan Trofa che subisce fallo, no, l'arbitro dice tutto regolare, in avanti il passaggio di Provenzano verso nessuno, non si intende con Ferrari. Fallo laterale in favore dell'Ischia. Si lamentarono per un tocco probabilmente. Buono in avanti, Patalino di testa, Ferrari di tacco, alza la traiettoria della sfera, Turinetti la spedisce dall'altro lato, Trofa, Patalino, Patalano, Turinetti. Lancia in avanti verso destra su Danna, buona la cesura di Vono, parte Vono sulla sinistra. Tagli verso lo stesso Danna, poi apre, serve all'indietro per Sparandeo, Basualdo, D'Agostino,
in avanti verso Ferrari, tocca di testa il pallone, ma non c'è Marquez accanto a sé. Riparte Lischia con Padolano per Toninetti, che serve in avanti verso Trofa, capisce tutto siciliano. D'Agostino, 40 minuti sul cronometro, 10 secondi di questa ripresa. Lischia in vantaggio per 2-1 qui a San Francesco. Padalino, che da quando è entrato non si è spinto una volta in avanti, su disposizione ovviamente del tecnico. D'Agostino sulla sinistra, parte il cross contrato, pallone arriva a Toninetti che di testa lo allontana verso Trofa. Sparandeo, ancora Sparandeo servito da Vono. Vono sulla sinistra, in avanti verso Marquez all'interno dell'area di rigore, prova a girarsi Marquez. Calcio di rigore per il fallo di Chiarello su Marquez. Arriva anche il cartellino giallo, è il doppio giallo, è il rosso al 41esimo. Calcio di rigore ed espulsione ai danni dell'Ischia. Questa volta è Facundo Marquez che va a prendere il pallone e a sistemarlo sul dischetto degli 11 metri. Si lamenta con l'arbitro Florio. Intanto lascia il terreno di gioco Chiarillo ed è pronto anche un cambio in casa Ischia. Pronto Marquez sul punto di battuta quando siamo giunti al 42esimo e 10 secondi. Chiarillo è rimasto vicino alla panchina, l'arbitro non se n'è accorto, deve lasciare il terreno di gioco, se n'è accorto in questo istante su segnalazione dell'assistente numero 2 e viene invitato a lasciare il terreno di gioco il numero 5 Pasquale Chiarillo, autore di una buona partita. Era l'unico ammonito in casa Ischia, fuori per doppio giallo per questo fallo che ha concesso il calcio di rigore alla Nocerina. È passato abbondantemente un minuto e mezzo, siamo al 42esimo e 50 secondi. Parte Facundo Marquez, parato sulla respinta, Marquez ancora protagonista, Zandri anche sulla respinta, abbracciato dai compagni di squadra. Non è riuscita la Nocerina a rimettere in piedi il match con l'errore di Facundo Marquez dal dischetto. Zandri, Padalino di testa, attenzione, recupera il pallone Vono sulla sinistra, si accentra, si fa vedere, viene servito Fabbricatore, due uomini su di lui, si rifugia su Padalino. D'Agostino, supera un avversario con una finta, in avanti sullo stesso Marquez, pallone di ritorno su D'Agostino, l'arbitro dice che è tutto regolare ed è così. Nadaleta prova a girarsi, serve un buon pallone per Trofa che gli restituisce la sfera, pallone troppo lungo, viene recuperata la Nocerina, Sparandeo. Basualdo per il Fabbricatore, ancora Basualdo, 44 minuti e 30 secondi. Provenzano di sinistra in avanti dove non c'è nessun giocatore in maglia rossonera che può giocare il pallone, guadagna rimessa alla Nocerina, arriva il momento del cambio in casa Ischia.
Dovrebbe uscire Matarino ed entrare Quirino. Arriva anche la segnalazione del recupero. 7 minuti di recupero quando siamo giunti al 45esimo e 10 secondi. Messa laterale in fuori della nocerina, ancora non riprende il gioco, battuto da Vono per siciliano Sparandeo. In avanti verso Ferrari, che tocca il pallone di petto verso D'Agostino, che prova il tiro di prima intenzione, pallone contrato da un difensore, guadagna calcio d'angolo, ma l'arbitro dice che c'è il fallo su Facundo Marquez, il portiere resta a terra, si perderà un po' di tempo. Ovviamente fa parte del gioco, l'arbitro fa ampi gesti nei confronti di Florio e di Zandri che è a terra, vengono chiamati i sanitari, no, si rialza fortunatamente Zandri dopo che l'arbitro aveva indicato che recupererà queste perdite di tempo. Siamo giunti nel frattempo a 46 e 30 secondi. È Florio a rimettere il pallone in gioco, lancio lungo, ricerca di Cataleta, Sparandeo di testa lo anticipa, ma commette fallo secondo l'arbitro. Calcio di punizione in fuori dell'Ischia. Recupera il pallone Fabbricatore, Basualdo, fra Padalino per D'Agostino, all'indietro per Sparandeo, prova a fare pressing l'Ischia per recuperare un po' di secondi, pallone in avanti di Basualdo, contratto in fallo laterale, Provenzano, mezzo a due, all'indietro per Padalino e gli restituisce la sfera, Basualdo. In avanti per D'Agostino, prova a puntare l'area, serve sulla sinistra per Vono, arriva Danna, parata eccezionale sul colpo di destra di Ferrari, l'opera di Zandri, calcio d'angolo in fuori della nocerina, resta a terra Ferrari per Crampi, soccorso da Facundo Marquez. Ovviamente cercheranno di non far entrare i sanitari per non farlo uscire fuori. Si rialza Ferrari che ringrazia il compagno di squadra. 48 minuti sul cronometro, 15 secondi. Parte Stefano D'Agostino, pallone contratto da Trofa. Recupera Vono, supera un avversario Vono. Si attarda a passare il pallone, contropiede dell'Ischia, è solo Fabbricatore dietro, 2 contro 1, Cataleta, tira Cataleta, para Pirro, calcio d'angolo in favore dell'Ischia sul disimpegno errato di Vono. Recupera qualche secondo e metri Ischia, siamo giunti al 49esimo in pratica. Si perde tempo, l'arbitro va a richiamare gli uomini maglia gialla. Fabbricatore spedisce il pallone avanti, però c'è Trofa che tocca la sfera, riesce a servire Danna. Supera Vono, Danna, era spina nel fianco, Danna si presenta all'interno dell'area di rigore, calcio d'angolo dice l'arbitro sul tocco di Sparandeo, Danna si è affezionato al pallone, lo trattiene sotto al corpo. Siamo
praticamente al 50esimo, mancano pochissimi secondi, volati via 5 minuti di 7 assegnati. Ancora calcio d'angolo per gli ospiti che cercano di mantenere il pallone lì in alto. Guadagna calcio di rinvio la nocciolina per il Rosso sul punto di battuta. Si fa vedere, ma non viene servito. Fabbricatore, lo fa adesso Sparandeo, lancio in avanti di Fabbricatore, di testa allunga la traiettoria Ferrari, però non c'è nessun uomo della nocciolina che può intervenire. Toninetti lo spara dall'altro lato, Sparandeo mette a terra il pallone, spedisce in avanti però direttamente sui piedi di Trofa che spara verso Patalano. Fallo laterale conquistato dalla nocciolina con le mani Patalino per Provenzano. Ferrari di petto mette il pallone a terra, prova il tiro e sbaglia. Anche stanco Ferrari, perde qualche istante il portiere in maglia verde dell'Ischia, Zandri. Arbitro lo va subito a richiamare, ma ancora non rimette il pallone in gioco. ...51 e 20 secondi sul cronometro, manca davvero poco. Zandri non riesce a mettere il pallone dall'altro lato, però una carambola favorisce la nocciolina. Lancio davanti da Costino verso Marquez. Marquez out di testa, parte il cross, calcio d'angolo in fuori della nocciolina, non ci sono palloni, si lamenta Marquez, ne arrivano due. Arriva da Costino sul punto di battuta, 51 minuti e 50 secondi, ultima chance per la nocciolina. Parte da Costino, di testa Siciliano, non inquadra la porta ed è finita così. L'Ischia vince al San Francesco per 2-1 e supera il turno, si qualifica per i sedicesimi grazie alla doppietta di Ciro Favetta che ha ribaltato il risultato del provvisorio vantaggio della nocciolina realizzato al 40esimo del primo tempo da Nicola Ferrari. Vince 2-1 l'Ischia al San Francesco. La partita giocata a ritmi blandi per i primi 45 minuti, un po' meglio nella ripresa, sicuramente meglio l'Ischia che ha messo in difficoltà soprattutto sul lato sinistro della nocciolina la formazione di Novelli. Però la nocciolina ha fallito nei minuti finali, in più di un'occasione il gol clamoroso, il calcio di rigore sbagliato da Facundo Marquez è sulla respinta, lo stesso Facundo Marquez non è riuscito a superare Zandri che con il corpo ha ribattuto anche la respinta, quindi decretando la vittoria per i suoi. Classe 2004 Zandri sicuramente tra i migliori in casa ischitana. I giocatori della nocciolina vanno a prendere l'applauso dei propri sostenitori sotto la curva riservata ai Molossi. Stessa cosa fanno i giocatori dell'Ischia che vanno a salutare i propri sostenitori che quest'oggi sono venuti qui al San Francesco. Poche unità in un giorno lavorativo, tanto di cappello a questi ragazzi che non fanno mancare il loro apporto ai calciatori della squadra della propria città. Con questo restituiamo la linea alla regia. Ci rivediamo domenica sempre qui dal San Francesco quando per la 11ª giornata di campionato scenderanno in campo Nocerina e Martina. Buona serata per quel che resta.
Arredo Sima, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di arredo negozi, impianti di refrigerazione industriale e commerciale e assistenza tecnica continua. Disponiamo di uno showroom completo di attrezzatura in pronta consegna, un'area dedicata allo stoccaggio e distribuzione dei ricambi, un'officina per la riparazione delle macchine e un'area dove organizziamo eventi programmati, nei quali viene dimostrata l'effettiva efficienza delle macchine, potenzialmente utili per migliorare e velocizzare la vostra attività. Accompagniamo i nostri clienti dall'idea al progetto e alla realizzazione, grazie all'eccelsa formazione del nostro team di esperti specializzati. Grazie alla collaborazione con diverse agenzie di leasing, prestiti e noleggi, gestiamo pratiche finanziarie specifiche in base alle esigenze. Arredo Sima significa scegliere tecnologie all'avanguardia, professionalità, affidabilità e la qualità che ti accompagna nel tempo. Scopri come possiamo aiutarti a trovare la soluzione giusta per te. Vienici a trovare. Siamo a Nocera Superiore in Via della Libertà 29. Oppure visita il nostro sito www.arredosima.it. Noi amiamo la nostra terra, osserviamo la sua storia e conosciamo l'importanza dell'energia. Ecco perché siamo accanto alle famiglie e agli imprenditori, aiutandoli quotidianamente come amici e non come clienti. Siamo accanto al nostro territorio perché vivere in un ambiente sano deve diventare la priorità. Siamo accanto ai tuoi valori, come la trasparenza e la competenza, che ci contraddistinguono e che ci hanno già fatto guadagnare la fiducia di oltre 3.000 campani. Noi siamo Agroenergia e siamo sempre accanto a te.